La Madonna e il mare sono due termini molto suggestivi e molto fertili, enormi come i panorami dei cieli e dei mari, quelli di Maria e del mare. La Madonna e il mare. Già nel nome di Maria c'è la presenza del mare. In ebraico, Maria è il nome ebraico aramaico, c'è il suffisso yam, mar yam. Yam in ebraico è il mare. Quindi già nel suo nome la Madonna porta questo enorme significato, anche evocativo, simbolico, del mare. Cosa succede nei secoli? Nei secoli Maria è stata accostata al mare sempre, dall'antichità più remota. Abbiamo notizie di questo rapporto tra Maria e il mare. C'è un antichissimo inno attribuito a uno dei più grandi autori cristiani dei primi secoli, Venanzio Fortunato, che è il L'Ave Maris Stella, Ave Stella del Mare. E Maria Stella del Mare è stato sempre un culto presente nella cristianità in generale. Come nasce il titolo invece specifico di Porto Salvo? Il titolo specifico di Porto Salvo nasce in Sicilia nei primi anni del 1500, quindi inizio del secolo XVI. E perché? Perché una flottiglia di imbarcazioni, colta da una tempesta furiosa e con il rischio della vita per tutti gli equipaggi, invocando il nome di Maria e aspirando ad un porto di salvezza, vennero poi guidati misteriosamente alle foci del Loreto, è un fiume che sta a sud-est di Palermo. Questi marinai, per gratitudine alla Madonna, fecero erigere una chiesa che tuttora esiste a Palermo, nel quartiere della Calza, intitolata Santa Maria di Porto Salvo. Nel corso del 1500 il culto da Sicilia arriva a Napoli, e anche a Napoli, nella zona portuale, viene eretta una chiesa e una confraternita di Santa Maria di Porto Salvo. Maratea si trova in mezzo a questi due grandi centri del culto iniziale alla Madonna con il titolo di Porto Salvo, che poi significa appunto porto di salvezza, porto della salvezza, perché essendo la madre dell'Eterno Salvatore è il porto di salvezza. Quindi simbolismi e significati importanti che hanno colpito la sensibilità e la fede, in particolare dei naviganti, che qua e là poi nel tempo hanno eretto luoghi di culto in onore di Santa Maria di Porto Salvo. La raffigurazione più antica di Santa Maria di Porto Salvo la troviamo a Palermo, è cinquecentesca, è una bella tavola cinquecentesca che raffigura la Madonna con il bambino e che sorregge un globo, e il bambino poggia le mani a protezione e salvezza sul globo terracqueo, che è fatto per tre quarti di acqua e per uno di terra. Questa raffigurazione viene ripresa da un certo Mastro Giuseppe a Napoli intorno alla metà del 1500, quando si erige la chiesa di Porto Salvo a Napoli. Lì anche a Napoli si ha la raffigurazione di Maria con il bambino, Gesù bambino in braccio, e il globo terracqueo su cui il bambino Gesù poggia la sua mano. E questo, e parliamo di raffigurazioni pittoriche, di quadri.
cosa succede qui a Maratea riguardo a questo culto? Intanto nel corso del 1500, proprio nell'epoca prima della diffusione per i nostri mari del culto di Santa Maria di Porto Salvo, che si svolge appunto tra Palermo e Napoli. Maratea, trovandosi a metà strada, essendo comunque un approdo importante in quel periodo, era sede, era base di un regio fondaco, proprio nella, più o meno nella zona dell'attuale porto di Maratea. Quindi il culto arriva e i marinai di Maratea pensano di istituire una confraternita di Santa Maria di Porto Salvo, che aveva la sua sede nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, oggi più nota come chiesa della Madonna del Rosario, dove eressero un altare. Nel 1598 abbiamo già documenti che parlano dell'attività di questa confraternita, quindi una delle più antiche confraternite, sia con il titolo di Porto Salvo sia a Maratea. Ed è la prima confraternita di tutta l'area della diocesi di Cassano, vastissima, che va dal Tirreno allo Ionio, ad avere una confraternita di mestiere, fatta in questo caso dai marinai. All'epoca le confraternite avevano una funzione sociale importante, per esempio con le offerte volontarie e obbliganti di parte del ricavato dal traffico marittimo, offerte alla cappella della Santa Maria di Porto Salvo, servivano per aiutare nelle necessità i membri della confraternita, in particolare per l'assistenza sanitaria. Medici e farmacisti venivano mano a mano contattati e contrattando con loro si ottenevano queste assistenze ai marinai e alle loro famiglie. Quindi Maratea ha questa antichità del culto che risale proprio ai primissimi tempi dello sviluppo del culto stesso. Altra cosa interessante è che la statua della Madonna di Porto Salvo presente qui nella chiesa del Porto, che è della fine del Settecento, primi dell'Ottocento, di scuola napoletana, questa statua riflette, è l'unica statua esistente a riflettere l'antica iconografia di Santa Maria di Porto Salvo, e cioè la Madonna col bambino, la Madonna col globo in mano, globo in cui si nota la parte acquea della terra e sulla quale il bambino alla destra della Madonna appoggia la sua mano sul globo terracqueo. In più c'è la famosa stella del mare, Maria, sul lato sinistro, sulla parte sinistra del petto della Madonna. E questa iconografia corrisponde appunto all'iconografia più antica, originaria, quella di Palermo e ancor più quella di Napoli. Anche perché in quella di Napoli si vede, nella parte bassa del dipinto, si vede il porto, il mare, eccetera. Così ci sono, è dipinto sul basamento di questa statua di Maratea Porto, dipinte scene di mare. Quindi non solo è quella più corrispondente, ma ripeto, è l'unica statua, mentre parliamo prima, abbiamo detto di quadri, ripeto, questa è l'unica statua al mondo che corrisponde esattamente alla tipologia iconografica originaria.